Guarda, questo deve farmi E la magia è fatta. Questa è libidine. Amici di Bracimi Ancora, oggi video spettacolare. Andiamo a pranzare in un ovile sardo. Vi dico subito dove siamo. Siamo a Baunei. Baunei è un piccolissimo paese di 3.000 abitanti, incastrato sulle montagne dell'Ogliastra. Siamo poco distanti da Tortolì. Una volta arrivati a Baunei, ragazzi, prendete il fuoristrada e vi fate 20 minuti di strada sterrata e arrivate in questo ovile sospeso nel tempo. Praticamente, ragazzi, qui non prendono nemmeno i telefoni. Dentro la famiglia di pastori ci aspetta. Io e Paola, ragazzi, siamo felicissimi e abbiamo una fame pazzesca. Sono qua, ci mettono la... Sì, mettono la... Si accampano direttamente qui, si dentro accampano. la veranda, un materassino. Guarda che bello che è. Entriamo. E qui Ci vai. mette fissa lui. No, no, c'è si sente, vero? Tu sei Silvio, vero? Sì. Il boss? È il boss. Ne comando un pezzo. Senti un po', Silvio, grazie innanzitutto dell'ospitalità, ma dove stiamo? Dicevo? Ovile Bertarelli. Sì. Siamo nel territorio del Sopramonte di Baunì. Quante bestie c'hai? Un centinaio di capre, una quarantina di pecore, mucche e maiali. Ah, Un oggi che ci mangiamo? pezzo di agnello. Oggi. Quindi le pecore sono diventate 39. No, le No. pecore sono sempre 40. Ok. L'agnello non si conta perché viene Mi purtroppo. piace. Ok. Senti, da che iniziamo invece? Guarda, ti faccio vedere facendo i culurgioni con i nostri formaggi all'interno. Scusa, la mamma fa tu sei la Io figlia. sono Alessia, sì. Alessia, dici un po'. Ha detto tutto papà? O Sì, si è scordato sicuro. qualcosa? Nonno. Allora, adesso che facciamo? Mamma ci insegna a fare I culurgioni. pasta tipica sarda. Sarda, sì, Ok, esatto. grazie. Io non vedo l'ora che la cuoca qui, che è la mamma di Alessia, di Romolo e la moglie di Silvio, mi insegni proprio la tecnica giusta. Ho già iniziato. Dunque, fammi un po' vedere, teoria e tecnica, me lo devi spiegare. Allora, qui che ci abbiamo Qui innanzitutto? c'è l'interno dei culurgioni composto dalle patate e dal formaggio fresco. Patate e formaggio, lo posso Formaggio, assaggiare? certo, E dai, prego. visto che c'è il vado intuito, formaggio è vostro, Il formaggio e è patate? nostro, anche le Pure patate le sono le patate, nostre. autarchia pura qua. Sì, patate e formaggio. E la sfoglia è composta da farina, un semolatto e uova. Quanto peserà sta pallina di... Tu non hai mai 20 pesato in vita tua, eh? 20 Non grammi hai mai pesato, no? Ma lo facciamo ad occhio. Guarda, guarda la raffinatezza, tia. Ragazzi, se siete tutti d'accordo, mamma ce l'ha fatti vedere, mettiamo all'opera Paola, va Sì, bene? prego. Vai Paola. È tutta una questione di pizzico, Paola. Ok. È troppo l'impasto, Ale? È per semplificare a te, mettite nemmeno, così riesci a... Se no ti dà fastidio quando stai pizzicando, non... Ok, allora, partiamo da questo lato qua. O è meglio di qua. Dalla parte È più uguale. dove c'è nemmeno, fai così. Vai. Qua devo pizzicare? No, qua. Troppo indietro Ah, sembra quindi di te. così. È Ritenta. normale, si È impara. orrendo. Questo è stato il primo tentativo, questo è il secondo, Quello è meglio. il terzo, ma poi al quarto tentativo, eccolo qua. Bravo. Vabbè, Oh, brava. Miguel, certo. Applauso. Brava. Che succede? Che Ali, succede? stanno a far il formaggio. Vogliamo andare a vedere come si fa il formaggio? Arrivo! E stanno... Dai, Dove stiamo? di qua, vieni. Comunque, ragazzi, mi dicevano che non esiste un procedimento industriale per fare i culurgiones. Cioè, i culurgiones o li fate a mano oppure non ve li mangiate. Cioè, non c'è proprio... non ci sono alternative. Che formaggio stiamo facendo? Questo il caprino, faremo il formaggio e qui dopo faremo la ricotta. La vedete la schiumetta che si è creata, ragazzi? Si è creata perché è stato appena Un munto. quarto d'ora fa. Un quarto d'ora Sì. fa. Vabbè, abbastanza fresco, diciamo. Vado? E direi di sì, dai. Latte di capra. Ok, non è propriamente il latte della centrale di Roma alla quale sono abituato. C'è un che di diverso. Tu stai facendo il formaggio. Il latte, mi hai detto, va portato a 35 gradi. Adesso, nel 2023, tu usi il termometro. Ma
prima, quando il termometro non c'era, come si faceva? Con il dito. Quale usi te? Questo. Ah, tu usi l'indice, ok. Quindi il dito va bene pure se c'è la febbre, te lo metti qua, va bene lo stesso, no? E calla, visto. Ci ha messo il dito. Io sto impazzendo, perché mi piace questo posto. È bellissimo. Molto bello. Chiedo perché figa la Sardegna. Bellissimo. Qui i calendari sono molto particolari, nel senso, scordatevi i calendari che trovate dal meccanico, ok? Qui i calendari sono altri. Le modelle sono tutte signore over 100. E perché c'è questo calendario? Ce lo spiega, ragazzi, amico nostro Mattia. Allora, che c'ha di particolare sta terra? È la terra dei centenari, è la Blue Zone. Qui se campa a lungo. È stata scoperta da dei ricercatori, stanno arrivando da tutto il mondo e stanno facendoci un sacco di ricerche e stanno cercando di capire perché qui la gente vive più a lungo che in altri posti. Ragazzi, la spiegazione non ce la devono dagli scienziati, ma la stiamo dando noi con queste immagini. Convieni? Assolutamente. Gli scienziati, te lo dico io. Con la scusa dobbiamo andare a capire perché campano tanto se vengono a fare la vacanza qua. E si mangiano. Hai capito? Sì, chiami scienziati. Se rinasco faccio lo scienziato. Ma quando si mangia? Madame, che hai detto? Quando si mangia? Allora, non lo so quando si mangia, ma so che adesso dobbiamo andare a spaccare la cagliata. Ah, vedi? E mo? Allora, io adesso controllo se è già pronto. Che ti è cascato l'iPhone là dentro, sì? Adesso lo sto unendo io sotto, capito? Per fare la magia. Oh, è spuntato. Eccolo. Me lo puoi fare ottagonale? Ottagonale no, eh? E la magia è fatta. Ma tutto ciò è safa o safaissimo? No, questo è safaissimo, Michele. Ok, grazie. Continua a perdere il seno. Cioè, guarda. Fai vedere, sembra facile. Bravo Silvio! Sei un giovane promettente. Era la prima volta, la fortuna del principiante. Allora, devi sapere che qui ovviamente hanno i maialini e fanno questi salumi qua. Direi che sono molto buoni. Buono? È buono sì. Sai che c'è sto formaggio? Secondo me è alleato del Cannonau. Nel senso che quando te lo mangi ti cedi pure bere il Cannonau, esatto, giusto? Per mandarlo giù. Lo fai apposta, eh? È arrivato un altro formaggetto? Cos'è? Questo? Questo è il fascito. La cagliata. Silvio, dimmi una cosa. Raccontami cosa mi sto mangiando adesso. Stai mangiando una fetta di fascito. Ovvero? Questo è il latte che viene cagliato. Uh-huh. Poi una volta che solido lo tagli a tozzetti, okay. lo lasci appena inacidire e poi lo mangi, oppure lo togli dopo, lo lasci asciugare, ci metti il sale, okay. Viene salato, quello lo puoi conservare anche un anno, anche di più. Questo è lo yogurt dei pastori sardi. E poi lì ci fai il minestrone di fiscidu. Pure? Sì. Romolo? Sì. Questa è lezione di sardo. Ok, allora, noi in continente questi li chiamiamo gnocchetti sardi e non si offende nessuno. In Sardegna il nome comune usato è? Malloreddo. Se vengo qui a Baunei, questo è Supramonte di Baunei, quindi vuol dire la parte sopra Baunei, si chiamano? Strangulauru. Strangulauro, perché vengono Strangulauro. Okay. Io scommetto che se vado a 30 km da qua li chiamano in un altro modo. Questo sì. È anche il bello della Sardegna. È perché io mi innamoro di sta terra, no? Ogni volta che vengo qua, comunque, a prescindere da come si chiamano, io credo che siano buoni in tutta la Sardegna. Ma qua saranno sicuramente più buoni, sono giusto? Più buoni. Michele, questo è un momento sacro. Sacralissimo. Quanto tempo ci mettono a cuocere? Quando vengono a galla. Sono pronti? Galla. Come tutta la pasta fresca, poi d'altronde, no? So. Vieni qua, Michele. Vengo. Vieni, che adesso ti spiego una cosa. Lo vedi questo? Lo vedo, sì. Allora, questo qua significa che un sugo. Sì. Questo potrebbe essere un momento quark. Vai col momento quark, sì. Ha raggiunto una cottura molto lenta, perché vedi i grassi sono risaliti tutti quanti sopra, no? Sì. Allora, devi sapere che tutti quanti i sughi, che può essere il classico ragù napoletano, un sugo di salsiccia, un sugo comunque di una carne grassa, tendenzialmente inizia a capire quando sopra si inizia le bolle inizia a farsi la patina di grasso in superficie e sotto rimane la salsa, ok?
come in questo caso. Questo è di caffè, di capra. Questo invece è di capra, sì sì, è quello, è di salsiccia. Vincenza, tu mi assicuri che questi non sono sughi che hai preso al Conad, no? Beh, guarda, cioè, me lo assicuri, sì. Cioè, stai a vedere. Me lo assicuri? No, questo è libidine, questo è il tutto licopene. Paola, 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 qui stanno scolando, stanno scolando. Ah, scusami Michele, sono delle opere d'arte, Michele. Sono stupendi. Io vorrei quello che hai fatto te. Vincenzo, lo ricordi quale è quello che ha fatto te? Più Paola? Brutto, è il più brutto, Michele, è il più brutto sicuramente. Urgione, eccoli qua, Malloreddo, eccoli là. No, dai. Sono Malloreddo, come erano? Strangulaus. Strangulaus, grazie. Strangulau. Strangulaus. Strangularus, scusami, Strangularus, Strangularus qua. Tradizione vuole, ragazzi, che nel piatto vadano in tre, perché se due bisticciano, uno li separa. Silenzio, che Paola assaggia. Dentro questo culargiones c'è una quantità di pecorino che è superiore a quelle che di solito si trovano dalle altre parti, ma è una roba veramente speciale. Posso dire il mio primo safaissimo della giornata, Michele? Certo, certo. Questo culargiones è safaissimo. Regola per mangiare il culargiones, spero che la pronuncia sia giusta. Non si tagliano mai con il coltello, eh. Se tagliate un culargiones con il coltello, prendete il primo traghetto per Genova, per Piombino o per Civitavecchia e ve ne tornate in continente. Non ve li meritate se li mangiate, se li tagliate con il coltello. Prendete il culargiones che io vi... No! Ma è cascato il culargiones! Troia di una ladra! No, vabbè, Michele, sta lì! No! Michele! Culargiones! Michele, posso dire una cosa? Non sai fa! Non so fa, ma è cascato il culargiones! Ma no, me lo mangio lo stesso! Ma che... No! Me lo mangio lo stesso! No. Ma c'è stava da credere, mi mangiavo il culo. Cioè, per carità, qui è tutto pulito, eh. Nessuno si offende, so io con le mani, no? Tutto un boccone? No. Io. Questo culargiones è delicato come un tramonto sardo, è buono come di Sabetta Canalis, che è sarda, quindi sta a posto. Mortaccio, sì. Quanto è buono, ma è delicato. Ora mi mangio l'ognocchetto sardo che Vincenzo ovviamente fa a mano, ma io ero di qua a chiacchierare con loro, mi sono perso il momento in cui li faceva, ma vabbè, me lo mangio lo stesso, eccolo qua. Una bella lotta, lo sai? Qui ci vuole la diplomazia di Churchill per decidere qual è più buono, lo sai? I gnocchetti non l'ho capito bene, li devo riassaggiare. Quando si mangia, tocca essere seri. Per quanto gli gnocchetti sardi sono buoni come melissa satta, quindi capite che è un bello scontro, eh? Nel dubbio, ragazzi, assaggiateli tutti e due come abbiamo fatto noi. Bene, qualcosa mi dice che l'agnello è pronto. Lo tagliamo. Mi piace, poi se lo mangiamo. Tutto nella norma. Romolo, c'è un problema. E lo stinco? Questo è il pezzo preferito di Paola. Prendete, gli ingredienti di questo agnello sono, dimmi se sbaglio Silvio, questo agnello ha queste caratteristiche, l'hai preso? L'hai macellato, l'hai cotto con la brace, ci hai messo un filo di sale e basta. Il resto ce l'hai messo te, madre natura e la Sardegna, giusto? Quanto ci hai messo per cuocerlo? 4 ore e mezza, di solito rimane... Pazzesco. Paola, questo è il rene? Sì.
Il rene, sì, il cavolo del rene, buono. Ragazzi, probabilmente sto mangiando il miglior agnello che abbia mai mangiato in vita mia. E sì che noi, dalle mie parti, da dove vengo, l'agnello, diciamo, si usa. Insomma, ce ne mangiamo. Paola! Oh, dove vai? Vado a fare il dolce. Arrivo. Messo di nuovo. Me la sono cavata così, dolce. Messo, dolce. Perché ancora non ho capito come si chiama, Michele. Brava Paola, sei stata molto brava, ma ti ricordi come si chiama questo dolce? Seadas. T'hanno suggerito loro, ho visto. Hanno suggerito loro. No, Michele, non è vero. No, è vero, è vero. Aspetta che sale la ricotta. Vedi la ricotta che sta già salendo su? La nuvola. No. Questa è crema. Silvia, in partenza, quanti litri di latte erano? Questi 30. Con 30 litri di latte, quindi c'è uscita una forma da 2,5 kg. E di ricotta quanto ne esce? Un chilo e mezzo. Quindi siamo su, diciamo, sui 30 litri di latte, un 4 kg tra ricotta e formaggio. Quindi il rapporto, siamo un 12,5% di... Hai fatto lo scientifico, secondo me. Sì, ho fatto lo scientifico. Secondo. Che stai facendo? Voglio assaggiare la ricotta. Madonna mia. Ricotta fatta 5 minuti fa. Chi ha la fortuna di venire qua potrà assaggiare anche questo. È arrivato il momento di friggimi ancora. No, vabbè. Qua stesso discorso dei culurgiones. Queste anche le fanno espresse. Se ho visto. Non mi dici che avete pure le api e il miele? No. Quello no. Miele di cardo, sì. Safaissimo, guarda, questo deve fa, mica. Questo deve fa, guarda che, ma questa è perfetta, ragazzi. Non si offendono gli altri sardi, ma questa è la migliore che ho mangiato fino adesso. Dunque, ragazzi, questo è senza ombra di dubbio il miglior dolce della mia vita. Bel pezzo di latte, ricotta appena fatta, miele di cardo e pane carasau. Ti fa sudare. E mortacci quanto è buono. Lo sai che sembri? Un attore americano. Sì. Manca qualcosa, ma ce ne sono tanti di attori americani. Senti Silvio, ti volevo ringraziare per l'ospitalità, però volevo che tu mi raccontassi la storia di questo posto. Ti posso assicurare, giro tanto, giro l'Italia, giro il mondo, ma posti come questo io non l'avevo mai visti. Tutto inizia nel 1990, quando tu arrivi e qua che c'è stava? Ma qui c'era un ovile abbandonato, praticamente un po' distrutto, e poi da lì ho iniziato a sollevarlo con il legno, pietre. Con un po' di fatica e passione più che altro, ti dico. Oggi pranzavamo, tutto meraviglioso, no? Mm-hmm. C'erano le bottiglie di plastica, d'acqua, perché qui l'acqua corrente non c'è. No. Come la porti su? Io me la porto su con le cisterne. Tutti non i giorni. Un camioncino, mi sono dovuto prendere un camioncino per portare l'acqua sia per il locale, diciamo, sia per gli animali quando non c'è acqua piovana in giro o le cisterne chio naturali qua. Però quando tu hai iniziato non avevi in mente di fare tutto questo? No. Diciamo l'appetito ti è venuto mangiando, sì, strada facendo. Esatto. Io dico anche un ringrazio amici che, cioè, mi hanno fatto crescere, dico la verità. Non ero cosa ti posso dire? Un ristoratore, solo un pastore, conoscevo le capre e tutto. Sto pastore mi sembra che delle cose ne ha fatte, no? Sì, sì. L'avresti mai immaginato? No. Che creavi sto paradiso? No. Ragazzi, allora, se volete venire a trovare Silvio e la sua famiglia, un po' ve lo dovete conquistare questo posto, perché qui internet non prende, ci dovete arrivare. Contattateli, provate a chiamarli, scrivetegli su Instagram che è gestito da tua figlia. Mio figlio, i posti per mangiare sono pochi, c'è la tavolata sociale. Sì, esatto. Perfetto. Supernotazione. È lo spirito di questo posto, meraviglioso. Siete aperti, diciamo, la stagione estiva, a novembre giustamente, sì, smettete, sì, sì, perché ci avete da seguire gli animali, la struttura. Sì, sì, okay. Sì. Prima di andare via facciamo la staffa. Il bicchiere della staffa lo faccio volentieri. Paola, la staffa la fai con noi? E vino tu.
Perfetto, benissimo. Staffa sarda. Sarda. Come funziona? Il bicchiere è pieno, è su questo. Sì. Poi? A non ridere che in salute. A vedere con salute. In, io che devo rispondere? Di orvoglia. Di orvoglia. Ok. De Urbogliola. De Urbogliola. No, no. De Urbogliola. Eh? De Urbogliola. Dio voglia. L'ho capito, Dio voglia, l'ho capito. Allora, cercavo. De allora. Urbogliola. De Urbogliola. Amici di Braccio Ancora, è stata una delle esperienze più belle da quando ho il canale, ma questo capita spesso quando vengo qui in Sardegna. Paola, la cosa che ti è piaciuta di più? I culurgiones, sicuramente, veramente speciali. A me, ragazzi, ha fatto impazzire l'abbacchio. Senza ombra di dubbio, l'abbacchio più buono che abbia mai assaggiato in vita mia. Ti è piaciuta come esperienza? Troppo, Michele. Bene. Ma se rimango qua. Ah, secondo me ti ospito, visto quanto sono ospitali. E tornerai a fare video con me? Vediamo. Brava, mi piace così che la tiri. Amici di Braccimi Ancora, è stato un piacere condividere con voi questa giornata in questo posto assurdo, meravigliosamente bello. Cercatelo, venite a trovare Silvio e la sua famiglia. Un abbraccio, ragazzi, e che l'abbraccio sia con voi. Ah, il giro della Sardegna non finisce qua. Sì, esatto. Capito, Michele? Che c'è? Sembra modellato dalle, sì, dalle mani umane, ma in realtà questo lo crea il vento. Sì, sì, sì. È una cosa incredibile. Figa. Guarda.